Benvenuti a Spazio Indaco, il primo programma di inchieste giornalistiche che indaga e approfondisce le tematiche scomode. Il programma che va oltre il velo e vi racconta tutto quello che l'informazione tradizionale non dice. Oggi, a Spazio Indaco, parliamo di scie chimiche. Sempre più spesso i nostri cieli sono solcati da scie, che si allargano progressivamente fino a formare una patina biancastra. C'è chi sostiene che queste scie non sono rilasciate da normale traffico aereo, ma da aerei, prevalentemente militari, che rilascerebbero intenzionalmente sopra le nostre teste sostanze tossiche. Secondo molti ricercatori in tutto il mondo, sono in atto da anni operazioni di aerosol su vasta scala, operazioni che rientrerebbero in progetti globali top secret dai risvolti inquietanti. Per capire che cosa sono le scie chimiche, dobbiamo prima definire cosa sono le normali scie di condensazione. Secondo l'EPA, US Environmental Protection Agency, o la FAA, Federal Aviation Administration, e la NASA, una scia di condensazione consiste di vapore acqueo immesso nell'atmosfera dagli scarichi caldi di un motore in quantità sufficiente da condensarsi momentaneamente in cristalli di ghiaccio o goccioline d'acqua a contatto con l'aria fredda ad alta quota. Un aereo rilascia una scia di condensazione solo se si verificano contemporaneamente queste tre condizioni. Vola a una quota superiore a 8.000 metri, l'umidità relativa è superiore o uguale al 70%, la temperatura è inferiore ai meno 40 gradi centigradi. Se non si verificano queste tre condizioni, non possono formarsi scie di condensazione. Una scia di condensazione dovrebbe essere quindi un fenomeno piuttosto raro, eppure i nostri cieli molto spesso sono velati, biancastri, striati. E basta guardare sopra le nostre teste per constatare che quelle che a prima vista potrebbero sembrare nubi, in realtà sono scie di aerei che si allargano. Aerei civili, militari o entrambi? Due ricercatori italiani, per rispondere a questa domanda, hanno acquistato un radar passivo, capace di captare il codice identificativo di tutti gli aerei commerciali, in grado cioè di dirci di che tipo di aereo si tratta, a che altezza vola e che rotta sta seguendo. Hanno scoperto qualcosa di molto interessante. Vediamo. Come vedete, questa è la schermata che presenta l'apparecchiatura hardware che abbiamo acquistato di recente, il radar AirNav. Permette di rilevare la presenza di velivoli commerciali sul territorio italiano ma anche all'estero. Questa apparecchiatura funziona secondo un principio di ricezione del segnale sia via satellite sia direttamente da aereo. Quando questi velivoli passano sulla verticale o nelle vicinanze della nostra abitazione non vengono segnalati dal radar, cosa che invece avviene normalmente con gli aerei commerciali, cioè gli aerei commerciali che entrano nell'area di copertura del radar passivo vengono segnalati, viene indicata la quota, la compagnia aerea e la rotta. Non accade questo invece per gli aerei che sono anche a vista d'occhio vicinissimi e bassi. Se questi aerei non rilasciano segnale, vuol dire che è intenzionale la cosa, non vogliono essere identificati. Quali sostanze rilasciano questi aerei non identificati? Alcuni ricercatori italiani hanno prelevato campioni di acqua e neve cadute subito dopo le erorazioni chimiche e le hanno fatte analizzare. Sentiamo che cosa hanno scoperto. Allora, la cosa interessante è che in Italia la società civile, una parte della società civile non è stata ferma e ha cominciato a raccogliere dei dati. Sono in particolare negli anni 2004, 2005, 2006 state effettuate delle analisi basate sulla raccolta di campioni in Sardegna, a Modena, in una zona vicino a Modena, a Milano e a Torino. L'analisi di fotometrica dell'acqua piovana raccolta in provincia di Milano ha rilevato, come si può vedere nel picco a colori, il picco più alto corrisponde appunto al quarzo, che notiamo è in quantità elevatissima, oltre l'80%. Gli altri picchi più bassi corrispondono ad altrettante sostanze. Si può individuare anche la presenza di ossido di titanio e di idrossido di bario. Il quarzo, che si trova ovviamente anche nel terreno allo stato libero, non può comunque essere contenuto nell'acqua piovana in concentrazioni così elevate, che raggiungono oltre l'80%.
quindi qualche cosa, in questo caso proprio letteralmente piovuto dal cielo. Il quarzo, se inalato, dà origine, anche con un'incubazione molto lenta, alla silicosi. In altri campioni esaminati abbiamo potuto trovare anche altri elementi assolutamente strani, insoliti, come il bario, l'alluminio, il titanio, carbonato di calcio. Tutte le sostanze da noi trovate sono comuni in tutto il mondo, sia in Canada che in altre parti d'Europa, e i componenti killer, chiamiamoli così, sono sempre quelli: alluminio, bario, quarzo, titanio e sale di calcio. Molto pericolosi sono, tra quelli che ho citati, il bario e l'alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che influisce sul sistema nervoso e che provoca a lungo andare la malattia così conosciuta con il nome di morbo di Alzheimer. Nel gennaio 2002 Bush e l'allora presidente del Consiglio Berlusconi hanno firmato un accordo dal titolo Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. L'obiettivo ufficiale è quello di finanziare progetti di ricerca nel campo delle energie alternative. In realtà nelle linee guida si parla di esperimenti di manipolazione degli ecosistemi terrestri che permettano di esporre la vegetazione a condizioni ambientali simili a quelle attese in scenari di cambiamento globale. Si parla di verifiche in campo di ipotesi sviluppate nell'ambito di esperimenti di laboratorio e si programma lo studio dell'interazione tra aerosol e nubi. Il documento spiega come si intenda sperimentare le condizioni di temperatura, precipitazioni e concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera alle quali andremo incontro nei prossimi 100 anni per verificarne subito gli effetti sull'ecosistema e sulla vegetazione. Aeronautica ed ENAV tengono sotto controllo i cieli italiani 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, con una copertura radar totale. I controllori civili lavorano fianco a fianco con quelli militari. Per questo motivo la procedura d'allarme è così rapida. Quindi, secondo la TV pubblica, possiamo dormire sonni tranquilli, perché l'ENAV veglia su di noi. Ma è davvero così? Oppure gli aerei della NATO possono fare quello che vogliono sopra le nostre teste? Nel 2003 il SULTA, sindacato dei lavoratori del trasporto aereo, denunciava in diversi aeroporti italiani la sosta e il passaggio di numerosi aerei militari, molti dei quali privi di livrea di riconoscimento o totalmente colorati di bianco. Denunciava inoltre che tali soste erano avvenute senza che ne fosse informato il Parlamento italiano. Nell'esposto si chiedeva l'intervento delle autorità sanitarie, poiché a Napoli, nell'aeroporto di Capodichino, erano stati riscontrati alti livelli di radioattività, in coincidenza con la sosta di questi aerei. Noi vorremmo sapere come mai degli aerei della NATO ci sorvolano sopra la testa rilasciandoci scie chimiche con metalli pesanti e bario? È un problema ancora più complesso. I nostri spazi, sì. Ma non solo i nostri spazi, i nostri siti marini e terrestri, ancora oggi sono occupati, Soros sta facendo una grande battaglia, sono occupate da realtà militari non italiane. Noi in Italia non sappiamo neanche se e quante bombe atomiche abbiamo. A voi il compito di cercare la risposta definitiva, guardando oltre il velo.